I temi di più stretta attualità, saranno affrontati domani sera nella puntata di Conto alla rovescia, con inizio alle ore 21 su questa rete. Tanti gli ospiti, a iniziare dal segretario regionale della UIL, Tecla Boccardo, la consigliera regionale Patrizia Manzo, la direttrice dell'ufficio scolastico regionale del Molise, Anna Paola Sabatini, il sottosegretario Roberto Di Baggio, il consigliere regionale Vittorino Facciolla, il direttore di Craniomed Carlo Brogna e, se ci riusciremo, una sorpresa che farà piacere a chi ci segue ogni settimana. Tanti i temi che tratteremo: una situazione critica dei lavoratori e delle aziende molisane, la situazione della pandemia in Molise, quali novità ci sono sul virus, il pericolo più evidente e più temuto, le possibili soluzioni vaccinali, il problema dei medici Novax, la riapertura delle scuole, le proteste degli studenti, i trasporti, naturalmente uno sguardo anche agli sviluppi della politica nazionale, di quello che è accaduto l'altro giorno. Appuntamento dunque con Conto alla rovescia domani sera alle ore 21 su questa rete. Vi aspetto. In collaborazione con